se n'è andato facendo ciò di cui era innamorato, giocare a calcio. Il cuore di Don Paolo De Grandi si è fermato alle 20:15 di venerdì sera mentre stava giocando a pallone a Campoluci. Era insieme agli ex Amaranto e amici Marco Carrara e Stefano Rubechini. Inutili i tentativi di rianimarlo. Subito dopo la tragedia, sul posto, sono arrivati il vescovo Riccardo Fontana e il questore Enrico Moia, che conosceva bene Don Paolo, essendo questi cappellano della polizia di Arezzo. Partito da Nogara di Verona, era arrivato nell'Aretino poco più di 10 anni fa, quando aveva preso i voti. Prima un'esperienza a Castiglion Fiorentino e poi quella a Campoluci. Nella vita precedente era stata una promessa del calcio, la sua ascesa frenata da un infortunio a seguito di un incidente stradale. Nel 1983, a soli 13 anni, era stato scelto dall'Hellas Verona. L'infortunio però lo costrinse a rinunciare alla carriera di calciatore. Fu durante un viaggio a Lourdes, un percorso interiore, che Don Paolo si avvicinò alle missioni. Ma Don Paolo non aveva lasciato il calcio. Il pallone era diventato per lui uno strumento di aggregazione, di socializzazione e integrazione. Ne aveva intuito l'enorme potenziale, la capacità universale di unire, di abbattere gli steccati e la sfruttava. Era amico di grandi calciatori. Con Enrico Chiesa, 3 mesi fa, organizzò una trasferta da sogno per gli amatori del Castelluccio, una partita contro le vecchie glorie del Barcellona. A Campoluci sono arrivati anche i genitori del sacerdote, attorno ai quali si è stretto un intero paese. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo alle ore 17 nella chiesa di Campoluci dall'arcivescovo di Arezzo, Riccardo Fontana.